Oggi vi spiegherò una terribile incongruenza legata allo scopetto per cesso Gasund dell'IKEA. Questo è lo scopetto per cesso dell'IKEA. Questo scopetto viene già rappresentato nel suo catalogo con una forma errata. Queste sono le istruzioni. Vi farò vedere, seguendo le istruzioni, perché lo scopetto per cesso Gasund in realtà è stato concepito in maniera sbagliata, anzi è stato assemblato in maniera sbagliata, anzi è inutilizzabile con gravissimi danni per chi lo usa. Cominciamo. Questo è il corpo principale dello scopetto per cesso Gasund. Bello, ha una sua bella forma ogivale, sembra il bossolo di un colpo da mortaio. Poi andava bene perché il mio bagno è satinato, quindi riprende la satinatura del mio bagno. Secondo, seguendo le istruzioni, sono pochi semplici pezzi. C'è questi gommini autoadesivi che ho già messo sul fondo che mi danno una certa stabilità. I pezzi sono il porta scopetto Gasund e naturalmente il classico scopetto in plastica intercambiabile. È sufficiente infilare il classico scopetto qua, con l'apposta chiave a brugola si va al serraggio della vitina a brugola, ecco, in modo che non rimanga in mano lo scopetto nel momento fatidico. Ecco, adesso lo scopetto Gasund è pronto ad essere, come secondo le istruzioni, guardate, l'ho fatto esattamente come le istruzioni, vedete, con il bordo questo aperto verso l'alto, come anche c'è scritto qua, dovrebbe essere messo così, secondo loro. Però vi rendete conto che è totalmente errata questa posizione, perché quando vado a impugnare nel momento fatidico lo scopetto Gasund, io con la mano faccio questo movimento, estraggo, questo bordo è tagliente, vivo tagliente, la mano qua sferrebbe. Oltre che poi non è certamente estetico lasciare questa piccola conca aperta dove si potrebbe depositare, non so, liquame, acqua, sarebbe brutto. Ma in realtà la vera posizione dello scopetto Gasund, vedete questa modanatura, questa scanalatura, va a mettersi perfettamente qua. Questo è lo scopetto Gasund, così dovrebbe essere messo, perché vedete adesso perfettamente combaciante, vedete, così. Poi non so perché l'hanno costruito e saldato diverso, il manico qua è saldato, non posso mettere il manico sopra, quindi o uso lo scopetto Gasund nella maniera che dicono quelli dell'IKEA, in maniera sbagliata, tagliandomi le mani ogni volta che lo voglio usare, facendomi male, o uso nella forma corretta lo scopetto Gasund, poi devo lasciarlo accanto al water in questa posizione, che guardate, in effetti potrebbe anche essere divertente lasciare così lo scopetto Gasund. Uno non so come potrebbe usarlo, chiaramente, può essere usato per un uso improprio magari, probabilmente. Beh, questa, dammi l'inquadratura, questa è chiaramente una dimostrazione pratica di una sicura incongruenza nella costruzione dello scopetto Gasund. Dovrebbe spiegarmi il signor dell'IKEA come mai lo scopetto Gasund è stato montato al contrario e viene venduto montato al contrario.